Proprio male il campionato del Genoa, sconfitto anche in casa nella seconda giornata da un Lecce ben disposto in campo da Nedo Sonetti, che ha in cozza Margiotta e Sesa, i tre mattatori del Grifone, un film già visto con anche momenti di paura per l'incidente di gioco al portiere Soviero, svenuto dopo una tremenda testata con l'amico ed ex collega nel Cosenza, Margiotta. Pillon sceglie il consueto 3-4-3, con Vecchiola, Giampaolo e Francioso a tentare di scardinare la difesa davanti a Lorieri. Ma è il Lecce a rendersi pericoloso. Il Genoa risponde solo su punizione, può recriminare per una trattenuta in aria e danni di Francioso. Rigore che invece viene accordato al 23esimo al Lecce per questo fallo in aria di Marchè su Cozza. Soviero ancora in campo prima di svenire, nulla può sul secco tiro di Margiotta che porta in vantaggio i pugliesi. Entra tra i pali Doardo e Pillon cambia anche Münch per Bonetti, ma il Grifone viene imbrigliato nell'attenta difesa dei salentini, tant'è che solo i calci da fermo impensieriscono Lorieri. Ed è Cozza sul finire del primo tempo a sparare alla destra di Doardo. Ripresa con Francioso a cercare il pareggio, ma Lorieri fa buona guardia. Giampaolo chiede il rigore per questa spinta in aria di Zamboni, ma è il solito Cozza ad impegnare nuovamente il portiere rossoblù. Sfortunata la punizione di Marchè, deviata in angolo dalla difesa dei giallorossi. Francioso ha la palla del pareggio, ma la girata non è delle migliori. Ancora Bettella su punizione, illude sul possibile pareggio. Poi il solito disordinato arrembaggio sino al fischio finale, ma il risultato non cambia.